Cominciamo a introdurre il dottor Roberto Garofoli, che è capo di gabinetto del Ministero della Funzione Pubblica. Ci ha pensato il Ministro. Garofoli è coordinatore della commissione che ha elaborato una prima relazione con alcune proposte, soprattutto sul piano della prevenzione in tema di corruzione. Quindi chiediamo a lui di illustrare i termini del problema e quali sono le soluzioni adombrate o comunque suggerite, le proposte, esatto. Sì, grazie. Anch'io partirei dall'interrogativo. La corruzione è un problema culturale, non vi è dubbio che vi sia una spiegazione, come diceva il ministro Patroni Griffi, una spiegazione socioculturale al diffondersi della corruzione, certo molto più agevole nei contesti nei quali nella società sono meno elevati gli standard morali e il senso civico e nell'amministrazione meno elevato lo spirito di corpo e il senso dello Stato nei funzionari. Però vorrei subito in apertura provare ad invertire la considerazione, nel senso che quella culturale è la causa e la spiegazione del fenomeno corruttivo, ma è anche l'effetto del diffondersi del fenomeno corruttivo. Nel senso che gli studi dimostrano che il diffondersi delle prassi corruttive reca con sé il rischio di una, come dire, innalzamento del tasso di tolleranza sociale della corruzione e anche il rischio di un abbattimento della capacità di percepirlo, il disvalore della corruzione. E quindi la corruzione si diffonde, ecco, il diffondersi della corruzione, la corruzione chiama corruzione. E occorre pertanto invertirlo, occorre spezzare questo circolo vizioso, occorre farlo elaborando un'organica politica di contrasto alla corruzione che è mancata negli ultimi decenni e che io credo sia improcrastinabile, ecco, se solo si considera che, come le organizzazioni internazionali ci ripetono ormai da molti anni, il diffondersi del fenomeno corruttivo è tra le principali cause della perdita di competitività delle economie occidentali. Il che spiega perché nei paesi occidentali e nelle agende politiche dei paesi occidentali la lotta e il contrasto alla corruzione è diventata da anni una delle fondamentali priorità. Ora, prima di venire alla risposta, ma mi sono impegnato a rispettare una tempistica stringente, mi sono impegnato anche con Michele Vietti e quindi, ecco, terrò fede all'accordo. Ecco, due dati quanto alle dimensioni del fenomeno. In realtà su questo emerge ormai da tempo negli studi scientifici, ma anche, ecco, negli studi delle organizzazioni internazionali, emerge sempre più un divario robusto, una discrasia tra ciò che è attestato dai dati giudiziari, dalle statistiche giudiziarie, e ciò che emerge invece a seguito dell'applicazione di talune metodologie che fotografano la percezione del fenomeno corruttivo. I dati giudiziari attestano un fenomeno in Italia, un fenomeno in forte calo della corruzione. Si è passati, do solo un dato, da 1700 condanne in Italia per corruzione nel 96 ad appena 239-240 10 anni dopo, nel 2006. E invece le metodologie che fotografano la percezione del fenomeno corruttivo in Italia dimostrano tutt'altro, dimostrano un fenomeno in forte crescita, ecco, un fenomeno più in crescita in Italia che non invece in molti altri paesi. Si tratta, a dire il vero, di dati che non hanno questi ultimi e di parametri questi ultimi che non hanno un supporto scientifico, è bene dirlo, e che tuttavia, come dire, dimostrano un fenomeno se non allarmante, certo non rassicurante. Si tratta di dati con cui occorre fare i conti nell'elaborare una politica di contrasto, e vengo subito alla domanda di Giovanni Bianconi. Ora, io credo che l'attenzione, è una convinzione che ho maturato, ecco, anche all'esito di questi lavori della Commissione, io credo che ci sia un'attenzione mediatica in particolare, fortissima per il fronte della repressione del fenomeno corruttivo, per il fronte, chiamiamolo, il fronte penale.
E non c'è dubbio che per combattere la corruzione, ne parlerà il collega Rossi, sia necessario un sistema penale efficace e dissuasivo. E tuttavia occorre tener conto che questo è un reato, quello della corruzione in senso stretto, è un reato peculiare, un reato sinallagmatico, è un reato nel quale le due parti, il corrotto e il corruttore, si tengono insieme e quindi molto difficile da provare in sede penale, tanto più se teniamo conto della evoluzione che il fenomeno corruttivo ha avuto, come le indagini e le vicende appunto giudiziarie dimostrano. È un fenomeno che è mutato negli ultimi anni e si tratta di mutamenti che rendono ancora più difficile la prova processuale, ecco, del fenomeno corruttivo, perché spesso all'oggetto del pactum sceleris non è un atto determinato ma è un impegno a influenzare altri, oppure un impegno futuro, ecco, che il corrotto assume quanto all'attività successiva che dovrà svolgere. E quindi, qua, nonostante non c'è dubbio sia importantissimo il fronte della repressione, e parimenti importante, vorrei dire forse ancora più importante, nell'elaborare la politica di contrasto alla corruzione, impegnarsi sul fronte della prevenzione, cioè cercare di incidere sulle occasioni della corruzione. Ecco, prevenire la corruzione significa individuare le occasioni di corruzione e incidere su quello. Ora, quali sono le misure? Ovviamente in estrema sintesi faccio soltanto una carrellata di alcune misure che questa commissione che ho l'onore di coordinare ha proposto al ministro Patroni Griffi. Ora, innanzitutto, una serie di misure riguardano l'integrità dei funzionari pubblici, l'integrity, come l'OCSE che abbiamo incontrato ci ha suggerito. È necessario lavorare sull'integrity, cioè lavorare innanzitutto sull'indipendenza, sull'imparzialità e sull'etica di chi nell'amministrazione deve assumere le decisioni, e quindi soprattutto su indipendenza, imparzialità ed etica dei dirigenti pubblici. E quindi su questo fronte occorre, crediamo, innanzitutto, come dire, rivitalizzare meccanismi selettivi e concorsuali di assunzione della dirigenza ispirati al merito. Qualche perplessità mi permetto di esprimere quanto all'esplosione degli incarichi dirigenziali esterni senza, come dire, procedura concorsuale, non preceduti da una procedura selettiva ispirata al merito. Ancora è necessario lavorare, sempre per quel che riguarda l'integrity, sulle incompatibilità. È necessario introdurre misure rigide di incompatibilità tra l'assunzione dell'incarico dirigenziale e il fatto di aver, per esempio, prestato l'attività lavorativa in società che hanno avuto rapporti con l'ente, oppure tra l'assunzione di incarichi dirigenziali e la precedente, ecco, svolgimento di incarichi politici all'interno della stessa amministrazione. Occorre rivitalizzare il sistema della responsabilità disciplinare, sempre per quanto riguarda l'integrity, volta a colpire comportamenti di infedeltà e di venalità che spesso preludono alla condotta veramente corruttiva e che tuttavia non hanno ancora quel contenuto di disvalore necessario per l'accertamento in sede penale. Occorre ancora rilanciare, noi crediamo, il sistema dei codici etici. Non è una novità, come è noto, quella dei codici etici. Occorre però renderli più cogenti, i codici etici, in specie collegando alla violazione delle prescrizioni in essi contenute ipotesi tipizzate di responsabilità disciplinare. E tutto questo per quanto riguarda l'integrity. Il secondo fronte, ecco, è quello, ne parlava il ministro Patroni Griffi, dei modelli organizzativi dell'amministrazione in funzione di prevenzione. Si tratta cioè di imporre a ciascuna, occorre cioè, questo è il concetto, moltiplicare le barriere alla corruzione, moltiplicare i presidi anticorruzione. E occorre farlo imponendo a ciascuna amministrazione di elaborare al suo interno modelli organizzativi in funzione di prevenzione del rischio della corruzione, in particolare modelli che a valle di una
mappatura, individuazione delle aree nelle quali si annida maggiormente il rischio della corruzione, prevedano per esempio una fortissima rotazione degli incarichi dirigenziali o prevedano una maggiore procedimentalizzazione delle aree più sensibili, delle scelte più sensibili. Occorre poi lavorare sulla opacità delle amministrazioni e quindi elevare i livelli di trasparenza all'interno dell'amministrazione, i livelli di trasparenza dell'intero patrimonio informativo della pubblica amministrazione. Occorre, e ho concluso questa sintetica carrellata di misure appunto volte a prevenire la corruzione, occorre, noi abbiamo ritenuto, noi della Commissione, fare quanto altri paesi, ce l'ha raccontato la delegazione dell'OCSE che abbiamo incontrato, hanno già fatto, parlo della Danimarca, parlo della Germania, sul lato della tutela e addirittura anche della premialità del whistleblower. E in altri paesi, ci ha raccontato l'OCSE, ecco, l'introduzione di una disciplina volta ad assicurare da un lato l'anonimato di chi denuncia, ferme naturalmente le responsabilità in ipotesi di comportamenti diffamatori o calunniosi del denunciante, ma l'introduzione di una disciplina che assicuri l'anonimato del whistleblower e addirittura una premialità del whistleblower, come è stato fatto negli Stati Uniti per esempio, ha segnato un passo in avanti nel contrasto alla corruzione, nella lotta alla corruzione. Ecco, queste alcune misure appunto sul fronte della prevenzione che questa commissione ha proposto e ha rassegnato al ministro Patroni Griffi perché possa valutarne la proponibilità sotto forma di misure emendative nell'ambito del disegno di legge al vaglio oggi della Camera dei Deputati. Grazie. Grazie a Roberto Garofoli per la chiarezza e la sintesi.